Buonasera, questo è il nostro secondo appuntamento con il progetto di dialoghi della Fondazione. La Fondazione, per chi non ci conoscesse, è lo spazio espositivo promosso dalla Fondazione Nicola del Roscio a Roma, in via Francesco Crispi 18. E la conversazione di oggi avrà come unico protagonista Piero Golia. Che salutiamo, che è in collegamento da Los Angeles, e Piero Golia, il quale lo scorso anno, quest'anno, al principio del 2020, in particolar modo nel mese di gennaio, ha inaugurato negli spazi di Via Crispi il suo progetto, che ha dovuto chiudere anzitempo per le cause che potete tutti quanti facilmente immaginare. E quindi con questa conversazione di oggi, idealmente vorremmo in qualche modo ricostituire un po' questa che è una ferita, perché era un progetto eccezionale, al quale è stato dedicato un catalogo, e anche l'incontro di oggi è in qualche modo la presentazione di questo catalogo. Prima di avviare la conversazione, mi piacerebbe che mostrarvi un estratto, in anteprima peraltro, di un video che Antonio Demma ha realizzato in occasione di questa, come consuetudine dei progetti della Fondazione, ha realizzato in occasione del progetto appunto di Piero Golia. E quindi io partirei con la visione di questo estratto del video, che in realtà nella versione originale è molto più ampio. E poi nel corso della conversazione vedremo anche delle immagini che Daniele Molaioli ha realizzato del lavoro di Piero, in maniera tale che si possa più facilmente associare le parole a delle visioni che raccontano un po' quello che si è fatto. Quindi partiamo con il video. Romperano il cemento per fare la scritta. Come hanno terminato? Dalla fine della crisi hanno smesso e dopo questo loro thank you.
La parte finale del video riguarda la mostra di Radu Rayyan che occupava la cosiddetta project room, quella che in quel momento era project room della fondazione, un progetto specifico che diciamo andava parallelamente al progetto di Piero. Il lavoro di Piero è dell'ideale conclusione di quella che poi abbiamo definito con l'artista la cosiddetta trilogia romana, avviata da un progetto a Villa Medici nel 2002, proseguito con un progetto condiviso nel 2016 sempre a Villa Medici, che terminava con una scritta to be continued, e quindi diciamo questo The End idealmente è il termine di questa appunto trilogia. Piero, ci racconti qualcosa di questo lavoro? Ciao, grazie per ascoltare e
è difficile parlare quando non vedi con chi parli, per cui e tutti dicono che io urlo quando parlo al computer, perché come le persone della vecchia generazione penso che gli altri sono lontani, per cui ora sto cercando di non urlare, però probabilmente appena mi rilasso un attimo, sfortunatamente inizierò a urlare, e perdonate, faccio solo perché così. Comunque, eccoci qui. Cominciamo dalla fine, no? Da the end. Cominciare è sempre complicato, no? Finire è sempre più semplice, perché le scelte diminuiscono. Comunque, sì, ora guardando il video è strano, no? Perché è un sacco, sono 8 mesi che non esco più di casa, per cui è abbastanza come si dice? Io sto dimenticando l'italiano. Lussurioso l'idea di avere una stanza con tutta quella gente, abbastanza emozionante, no? Quando dicono in realtà è vero, il video non è la realtà, no? Però se sei stato in quella stanza quando così, rivedendo il video ti riporta una serie di emozioni, no? In questo periodo sono molto ossessionato con la cultura del live, no? Per esempio ora mentre parliamo c'è quella bella scritta nell'angolo, non so se la vedono tutti o la vediamo solo noi, che dice live 11 minuti e 47, 48, 49, e che secondo me è un concetto molto importante in questo momento del mondo dove tutto sembra fermo, no? Continuare a fare live. Ma iniziamo la conversazione un po' più in maniera più ordinata. Se una traccia io, allora siamo partiti, abbiamo detto che il progetto in fondazione era la conclusione di un progetto avviato a Villa Medici nel 2016 e che aveva le sue radici in un altro progetto sempre a Villa Medici nel 2002. Quello di Villa Medici condiviso nel 2016 era un'azione, abbiamo discusso sulla questione di azione performance, l'abbiamo definita azione in quella circostanza, che si svolgeva in questa maniera, per chi non fosse stato presente. Si udiva un suono da lontano, questo suono era prodotto da alcuni musicisti i quali si avvicinavano verso il pubblico che era limitato, era sistemato sotto il grande loggiato, vedeva questo gruppo di musicisti eseguire un brano musicale. A un certo momento questi musicisti addirittura avanzano al punto tale da entrare nel Gran Salon, ma entrano talmente tanto nel Gran Salon che scompaiono, per cui il pubblico immaginava che la cosa fosse terminata e rimanendo perplesso come spesso avviene nei tuoi lavori. Ma la perplessità è aumentata nel momento in cui questi musicisti d'un colpo riprendono l'esecuzione del brano musicale, per poi concluderla nuovamente nei giardini della villa. Peraltro era il mese di dicembre, guarda, era esattamente mese di dicembre come adesso, e nel buio totale era molto suggestivo, c'era questo rullo di tamburi, questo suono che avanzava in maniera molto, molto, molto imperiosa, molto determinata, e a un certo momento d'un colpo si interrompe, perché compare un piccolo mezzo agricolo sul quale erano state posizionate dei fuochi d'artificio che andavano a comporre la scritta "To be continued", lasciando nuovamente perplessi e estasiati le persone del pubblico. Perché nel 2002, poi tu ci saprai dare dei dettagli ulteriori, invece l'azione precedente partiva da lontano, ma nel vero senso della parola, da lontano al punto tale che le persone potevano udire dei suoni, ma non potevano assolutamente vedere i musicisti. Quindi suono senza musicisti. Da noi, 2016, musicisti e suono e azione, "To be continued", che succederà? È successo qualcosa che è successo poi in fondazione, cioè questo the end, questa azione,
va a concludere questo percorso. E poi dopo questo rumore assordante provocato dai trapani sul pavimento, c'era questo suono, questo coro, che un po' la quiete dopo la tempesta, che riappacificava anche gli animi, come dire, si è veramente concluso il progetto. E un filmato che era proiettato all'ingresso della fondazione, quindi visibile anche da Via Crispi per i passanti, riportava esclusivamente i titoli di coda di un film che in realtà non è mai esistito, e omaggiava, diciamo, tutte le persone, le figure coinvolte in varia maniera nei tre progetti. Questo è in linea di massima la trama di questi tre avvenimenti, che tu naturalmente adesso ti chiederei di correggere, di migliorare, di integrare. Questa è la descrizione più dettagliata che ho mai sentito di un lavoro di Piero Golia. Devo dire, un'incredibile precisione di dettaglio. Io sono ossessionato con queste serial TV di CSI, no? Crime Scene Investigation, e loro fanno sempre queste descrizioni così, e mi ha sempre colpito. Ora per la prima volta l'ho vissuta in prima persona. Sì, la storia comincia tanti anni fa. In realtà forse ne proviamo a fare anche una storia un po' meno dettagliata, però che aiuta la narrativa, no? Tanti anni fa, performance, apprezzo, no, l'idea che hai scelto azione rispetto a performance, e vuol dire anche molto, no, perché il non dettagliato per me vuol dire qualcosa, ed è esattamente quella differenza tra azione e performance. La performance è completamente scritta e viene eseguita nei dettagli, come lo script per un film, no? Questo è quello che non mi ha mai interessato nella vita. Io invece ho sempre cercato di cominciare delle cose e poi lasciare lentamente la realtà svilupparle in come andranno e tutto. Per cui tanti di quei dettagli non sono nello script, ma succedono nella realtà, no? La storia comincia a Villa Medici, quando pensai che era una bella idea di avere questa, in inglese si chiama drumline, che forse sono quelli con i rullanti che vengono nelle marce, prima di solito percussioni usati nelle marce militari e tutto. E pensai che poteva essere interessante farli partire dal fondo di Villa Medici e avere questo senso dell'avvicinamento, no? Di questa cosa che sta per arrivare e tutto. Ovviamente sei giovane e credi nell'improvvisazione, per cui a volte sbagli i calcoli, per cui la gente andò via definitivamente prima che questi mai arrivassero da loro e tutto. Per cui in realtà quando tu, non so, 10 anni dopo, quant'è, ma siamo in questi tempi, mi chiamasti dicendo sono arrivato a Villa Medici e ti voglio rinviare, pensai che era abbastanza coerente dire perché non finiamo quello che abbiamo lasciato a metà, no? Per cui ritroviamo la stessa drumline e cerchiamo di farla continuare dove si fermò 10 anni fa, no? E questo dice anche una storia, no? È la storia del fatto che negli anni sono cresciuto e ho imparato a calcolare. L'esperienza vuol dire qualcosa quando lavori live, no? E secondo me la fiammata, to be continued and everything, quello secondo me era importante rispetto al fatto di far capire alla gente che nulla mai finisce, no? Alla fine
la storia di un artista è una storia che comincia un giorno e probabilmente finisce quando moriamo, no? Che poi nel clima dell'apocalisse è un discorso molto, molto meno astratto di quanto sarebbe normalmente. E niente, e Roma. Ecco, volevo chiederti qual è il nesso, perché poi alla fine nel tuo percorso anche espositivo, questa ci siamo resi conto che era il tuo primo progetto in un luogo istituzionale, diciamo di carattere individuale, pur avendo tu un percorso espositivo eccezionale, Roma diciamo occupa uno spazio notevole, pur essendo tu napoletano e vivendo a Los Angeles. Sì. Roma ti ama. Diciamo la verità, Roma è sempre stata buona e generosa con Piero Golia e gli artisti amano andare nei posti dove... no, forse c'è anche una cosa importante, se ci pensi bene, il mio lavoro, ne parlavo proprio l'altro giorno con un caro amico di questo fatto, che il mio lavoro ha bisogno della gente, perché è il pubblico che crea l'energia nella stanza, no? Pensa alla fondazione, no? Se ci togli la gente, togli tutto, l'emozione di essere in quella casa, in quella stanza era vedere sta gente che nonostante sto rumore dei martelli pneumatici rimaneva lì e creava questo ambiente un po' eccezionale, per cui il pubblico per me è importantissimo, perché è parte grande del creare la scena. Roma mi ha sempre offerto pubblico che ha risposto e ha fatto le cose molto più grandi di quello che erano, no? Per cui come un calciatore direi giocare a Roma è un po' come giocare a casa per me, no? Per cui ci torno sempre con piacere, perché so che qualunque cosa io riesca a fare viene rigenerata al massimo, per cui se riesco a fare un buon lavoro sono sicuro che a Roma c'è qualcuno che sarà felice e si divertirà, no? Anche se poi il pubblico, diciamo, poi una volta che c'è stata, chiamiamola, questa inaugurazione, era mia, nostra, insomma, premura di tutti, ribadire un fatto per evitare la confusione che alcuni si poteva un po' ingenerare. Cioè, non è che c'è stata una azione, e quello era il lavoro di Piero Golia, e quello che rimaneva era il risultato di questa azione, ma il contrario. Cioè, ribadivamo sempre questo concetto quando poi venivano a vedere lo spazio della fondazione, cioè che il lavoro vero e proprio era quello che tu avevi ideato per il pavimento della fondazione, quella era stata, e l'azione che l'aveva preceduto era stato solamente un po' il precedente, diciamo, l'elemento da cui era scaturito il tutto, per cui poi il lavoro che rimaneva era la grande scultura che avevi ideato sul pavimento, che si creava questo gioco di pieni e di vuoti, un dialogo con lo spazio, per cui andava vista quella scritta, ma nel contesto della fondazione, quindi era una scultura vera e propria, il lavoro finale era quello. Io, vedi, alla fine l'altro giorno parlando con qualcuno c'era sta storia che tu dici, no, quando ti fermano alla dogana ti dicono che fai e tu dici sono un artista, allora ti chiedono che fai, scultura, pittura, così, e io penso sempre... se gli dici la verità ti manderanno via perché pensano che stai mentendo, no? Perché quello che fai non sembra mai pittura e scultura. Io onestamente ho sempre pensato che sono uno scultore, no?
e la differenza per me è sempre stata nell'arte. Io ho sempre separato pittura e scultura, no? Il pittore aggiunge, lo scultore sottrae, no? E se ci pensi bene, io lavoro per sottrazione, no? Perché cerco di eliminare tutto e creare un set di regole che ti a poco sottrae dalla realtà e ti lascia qualcosa, come se ci pensi in questo caso. The End è un buco nel pavimento, sì, è una sottrazione, sì, però se mi chiedi a me è definitivamente scultura a questo punto, no? Non voglio essere noioso, io sono un po' ossessivo, per cui forse valuto tutte cose che poi a nessuno gliene frega, però se ci pensi bene, a me interessava il fatto che quello spazio è un po' negativo, no? Perché se tu pensi al sopra e sotto, no? Io ho anche fatto una mostra subito sopra, no? Che diciamo è il fratello White Cube, no? E invece quando vai sotto vedi che voi avete scelto un'estetica che è proprio quella del minimalismo, cioè sembra quasi Carlo Scarpa, questo cemento pulito, questo cercare di evitare di creare il cubo bianco, no? Certo. Per cui a quel punto tu hai già sottratto tutto quello che c'era da sottrarre, se ci pensi, per cui a me rimaneva o da aggiungere o da cominciare a scavare, no? Per cui di nuovo non credo di avere fatto grosse scelte intellettuali, credo di aver solamente seguito la necessità dei fatti, un po', se ci pensi. Per chi non lo sapesse, c'è la Galleria Gagosian, quindi questo spazio, voglio dire, in realtà lo sanno tutti, però ecco, era bene ricordarlo, che è speculare a quello della fondazione, la fondazione speculare a quella della Galleria Gagosian, solamente appunto con delle differenze di altezze, ma in realtà il diametro e gli spazi sono i medesimi. Certo, come dici giustamente te, poi sviluppati in maniera diversa, la fondazione rimane così, nuda e cruda, così come si può dire come è nato lo spazio, che poi ha questa forma circolare per i suoi passati teatrali, che dobbiamo ancora ulteriormente approfondire, ma insomma non è un caso che il tutto si sia svolto anche in questo che è stato un po' un luogo di teatro, almeno nel periodo tra le due guerre. Però la scultura non era esclusivamente ciò che si sviluppava sul pavimento, ma era il dialogo che questo pavimento e l'azione che era stata compiuta su di esso andava poi a creare con lo spazio circostante. Cioè il vuoto e il pieno, la luce e l'ombra erano determinati dal rapporto del pavimento con ciò che lo circondava. La scultura non è la scritta, è la stanza, sì. È la stanza. No, perché per mesi abbiamo sostenuto questa teoria, per cui sei d'accordo che è così? Sì. Ma io sono, alla fine perciò anche tanti non mi sopportano, anzi detto se ci sta qualche giovane artista che ascolta, sì. Ditegli sempre di sì e fate sempre felici, se no dicono che sei un rompi e non ti invitano più. Io sfortunatamente non mi riesco a restare, però... se ci pensi bene, è sempre la stanza, la scultura, perciò quando ti invitano a una mostra e ci sono degli altri lavori che possono essere, cioè tu devi sempre considerare che il tuo lavoro viene visto insieme agli altri e la percezione è quella del globale, no? Della stanza, per cui anche se sfortunatamente viviamo in un mondo dove
dove le mostre stanno diventando molto meno esperienza e solamente una serie di oggetti, no? Anzi, sfortunatamente adesso con tutto, se ci pensi bene, con tutto l'andare online, le mostre stanno diventando una serie di immagini, no? Ma in realtà una serie di immagini, una serie di fotogrammi o di inquadrature non ti dà la stessa sensazione del globale di quando sei in un ambiente, no? Certo. E il rapporto con lo spazio, poi tu lo, insomma, è un tuo tema, un leitmotiv della tua ricerca, al punto tale che la mostra che hai inaugurato subito dopo a Londra da Kakosian, anche quella teneva molto conto dello spazio, e stiamo parlando del, diciamo, circa un mese dopo, quindi mentre lavoravi a Roma comunque stavi progettando anche quella mostra lì, dove lo spazio aveva una grandissima importanza. Sì, vedi, qui mo inizia perché sono un rompiscatole. In realtà sì, se ci pensi bene, scusate, c'è la nostra immagine sullo schermo che si muove, per cui ci sono questi strani. Se ci pensi bene, perché chiudere, no, la trilogia romana? No? Chiudere la trilogia romana era un segno, no? Era chiudere un momento della storia, che era la storia delle azioni, no? E per cercare di accettare il fatto che oggi tra l'altro sembra abbastanza incredibile, reale, del fatto che tu inizi un momento della carriera giovane su tanta intuizione, no? E per cui hai bisogno di usare tutto quello che è possibile per cercare di creare il flusso, no? Però poi arriva un momento in cui inizi a capire che presto non ci sarai più, no? Per cui il flusso deve essere automatico, no? Per cui l'idea che forse le macchine dovrebbero sostituire le persone, no? Per cui la mia idea era di chiudere una stagione e aprirne una nuova in cui gli eventi e la narrativa erano prodotti da oggetti e non più da esseri umani, no? E la mostra di Londra era esattamente quello, era questa è uno spazio enorme, credo saranno, non so, 700 metri quadri, una cosa del genere, 1000 metri quadri, ed era composto dove c'erano questi, diciamo, quattro avvenimenti, no? Una roulette che non smetteva mai di girare, un vaso di fiori che esplodeva una volta al giorno, c'era questo fungo che cresceva su una scultura tra l'inizio e la fine della mostra, e poi c'era questo film a 35 mm a loop di un lampo, per cui ogni due minuti lo stesso lampo ricolpiva allo stesso tempo e in sync le luci nella stanza con le altre cose andavano giù, per cui era quest'idea di creare questa sorta di architectural experience, no? Per questo ambiente che a questo punto doveva funzionare unificando, no? La produzione, quello che tu dicevi prima, a Roma c'è ancora un momento che potrebbe essere di separazione tra la produzione dell'oggetto e la fruizione dell'oggetto, mentre a Londra questo ultimo gradino viene eliminato perché hai questa sorta di carillon, non so, si dice a Napoli, non so se è una parola veramente italiana, la music box, no?
e se tu ci pensi bene è un po', no, ma alla fine siamo tutti qua un po' figli di Duchamp, no? Altro tema ricorrente nel tuo lavoro, e Londra lo conferma, lo spazio e il tempo, perché diciamo non solo la fruizione del lavoro ma anche lo sviluppo nel carattere cronologico, insomma lo sviluppo nel corso del tempo dei lavori. Pensa alla roulette che non smette mai di girare, o il lampo in qualche modo si distorce completamente anche la percezione che abbiamo dello sviluppo appunto del tempo. E poi forse è anche un momento è una fase del tuo percorso professionale individuale, cioè una prima maturità, diciamo, in qualche modo potrebbe anche essere. Sì, c'è anche il fatto che spazio e tempo sono le categorie della fisicità, no? E lì entra anche il fatto, no, di fare scultura, no? Il tempo è necessario perché reinserisce una categoria che era la categoria di Eraclito, no? Il divenire. Il tempo ti aggiunge il movimento allo spazio, no? Per cui per me il tempo è una categoria fondamentale per come chiave d'accesso al divenire, ma soprattutto anche come chiave d'accesso all'eternità, no? Perché tu puoi costruire l'eternità con la roccia o con l'acciaio, ma tu puoi anche costruire l'eternità con un circolo, no? Soprattutto il circolo del tempo, per cui una roulette che non smette mai di girare è un oggetto eterno perché non arriverà mai a una fine, no? Spazio, tempo e non dimentichiamo sorpresa, cioè come dicevi tu, forse perché siamo tutti un po' figli di Duchamp, ma l'effetto sorpresa, ma non per illudere o per infastidire le persone, ma in realtà è per farle riflettere apri la finestra. La finestra dalla quale si vede la scritta Hollywood. Si vede la scritta Hollywood, sì, anche il castello di Harry Potter. Insomma, questo ci provoca un po' di invidia in questo momento. Quindi siamo in un clima cinematografico. Dicevo, l'effetto sorpresa, che naturalmente non è per una perversione, per sconvolgere gli animi degli spettatori, quanto piuttosto per costringerli a riflettere su come tutti, insomma, il significato, l'aspetto semantico delle cose sia completamente legato anche alla percezione, alla cognizione che abbiamo, cioè è naturale, la storia dell'arte ce lo insegna, il significato di qualcosa non è legato tanto al significato reale di quella cosa quanto a quello che convenzionalmente gli viene dato. Basta spostare un oggetto da una parte a un'altra, basta per cambiarne completamente la percezione. E questo è uno, insieme a spazio e a tempo, uno degli elementi ricorrenti nel tuo lavoro. Pensiamo all'azione di Villa Medici, pensiamo a Roma, ma pensiamo anche alla roulette. Se dovessimo avere tre elementi fondamentali, i fondamentali tuoi sono questi. Probabilmente possiamo oggi mettere una pietra storica su questo malinteso storico sul mio lavoro. La sorpresa, il mistero non sono motivi poetici, in realtà vengono dall'improvvisare. Io improvviso, io sono come... Per esempio, io amo questo coreografo William Forsythe, no? Che è questo leggendario coreografo che sul palco col microfono dice ai ballerini cosa fare live mentre danzano, no? Per cui tanta della sorpresa viene perché non è che non te l'avevo detto prima, è che prima non lo sapevo.
Io credo che, vedi, torniamo dove siamo partiti, dall'idea del live, no? Io credo che se tu vuoi creare il flusso è importante che accetti il fatto che tutto si può riconsiderare da un minuto all'altro se ti rendi conto di qualcosa, no? Tu puoi decidere di, non so, dipingere un muro rosso per 6 anni, ma poi quando sei lì e vedi il pubblico che, e capisci che se ora lo pitti blu è meglio, tu devi essere disposto a cambiare, butta via il rosso e prendi il blu, perché a volte è meglio così, no? È quella una questione di coscienza anche. È una questione di accettare il fatto che il lavoro conta più dell'artista, no? E soprattutto il lavoro deve contare molto più della volontà di un artista. Io credo che tante volte ho cambiato idea perché ci ho ripensato, perché ho discusso con qualcuno e qualcosa. Ed è importante che gli artisti a volte abbiano l'umiltà di capire che l'idea originale può essere variata. Un secondo, questo non vuol dire che non siamo noi l'unico faraone che può scegliere il cambio, perché non ci scordiamo che alla fine è come Icaro, noi siamo Icaro, quello storico, non l'artista. Noi siamo i cretini che ci mettiamo le ali e che poi sbattiamo a terra, per cui almeno ci rimane il desiderio di avere l'ultima parola di quando si tratta di cambiare, no? Perché quella parola può essere la differenza, no, tra la gloria o il pavimento. Infatti un artista deve rischiare. In generale le persone che vogliono combinare qualcosa nella vita dovrebbero sempre rischiare. È sempre meglio commettere degli errori con un rischio piuttosto che rimanere nella mediocrità. E chi più di un artista dovrebbe compiere questo gesto? Quindi, evviva gli artisti Icaro! Ahimè, non sono tutti... ma un vero artista è Icaro, prova a volare, anzi più in alto prova a volare meglio è, dovrebbe essere così, ma tu voli alto per fortuna, Piero. Quello è quando ti fai più male, no? Quando cadi dall'alto. Però che devo fare? Oramai è tardi, no? Cioè oramai la decisione ho presa 20 anni fa. E poi non è che uno torna indietro, no? A quel punto, tanto non è che nell'arte avrai mai una risposta, no? Io per anni ho giocato, no? Però il bello di quando giochi è che la pallina si ferma a un certo punto, hai vinto, hai perso, rimani o te ne vai, no? Il problema dell'arte è che la risposta ti arriva quando tu non ci sei più, da 300 anni. Non tra 3 mesi. Le capiamo in forma retrospettiva, poi naturalmente. Beh, gli artisti spesso si capiscono, ahimè, a scoppio ritardato, ma voi dovreste continuare a essere. Io non credo che sia, ahimè, io credo che sia importante, perché non dimenticare che gli artisti lavorano sul futuro, no? Per cui che io oggi ti dico che la settimana prossima usciranno all'8 7, 72 e 15 sulla ruota di Napoli, e fino a che non arriva sabato non sapremo mai se io sono Nostradamus o sono un ciarlatano, no? E l'arte, il problema è che le estrazioni dell'otto sono molto più ricorrenti delle estrazioni dell'arte, per cui il lotto ci basta aspettare fino a sabato,
l'arte ce lo prendiamo a quel servizio, perché la risposta arriva di solito quando noi non ci siamo più, no? Anche perché uno dall'arte, almeno io, non mi aspetto delle risposte, mi aspetto dei dubbi, delle sollecitazioni alla riflessione. Se ci deste delle risposte, quando è una risposta una cosa è terminata, allora vuol dire che non è universale, vuol dire che non ha una durata nel tempo. Sicuro, hai capito? E lì è il problema, cioè riuscire a capire, ma in realtà non è nemmeno capire, per un artista in realtà sono come i debiti di famiglia, ti rimangono e ci hai a che fare tutti i giorni, per cui non è che c'è tanto una scelta se dire lo faccio bene o lo faccio male. In realtà tu fai quello che credi che sia giusto, e se tu credi, chiedi a chiunque artista, anche al più schifoso che conosci, se lui pensa che sta facendo una cosa importante, lui ti dirà di sì. Per cui la scelta è presa. La risposta della realtà no, perché il futuro non è ancora venuto, no? Ma tu hai mai ipotizzato una possibilità, naturalmente questa è più che una domanda, una provocazione, no? Di cambiare il tuo lavoro anche per poterti aprire maggiormente ad un pubblico, non so, prima parlavi di blu e di rosso, no? Dice fare il blu anziché il rosso. Questo non vorrebbe dire forse che, cioè, questa secondare probabilmente potrebbe essere una forma di voglio assecondare il pubblico perché voglio che il pubblico mi possa seguire con maggiore facilità, no? Ti sei mai posto questo dubbio? L'hai assolutamente cancellato? Hai evitato completamente questa ipotesi, pensando sempre al muro blu o rosso? O vai comunque spedito per la tua strada e non te ne preoccupi assolutamente, anche in maniera sì, di una totale autonomia, diciamo, a rivendicare questa autonomia? La verità, io sono una persona molto intelligente, però c'è anche un motivo per cui non sono il presidente di Disney o Sony. Che tutti abbiamo un limite, e il mio è che per me è completamente impossibile accettare di fare qualcosa in cui non credo, o fare qualcosa perché qualcuno me l'ha detta di fare. Credo che sia una disfunzione psichiatrica, che ne so, ci avrà un limite, proprio non capisco. Certo, c'è da dire anche una cosa, che è un po' anche la nostra responsabilità, no? L'altro giorno ascoltavo questo talk che ha fatto Virgin Abloh a Harvard, dove dice: io sono continuamente sui social media e guardo cosa la gente vuole e gliela do. E io ho pensato, vorrei morire. La verità è che, perdonate l'arroganza, ma alla fine scegliere di fare l'artista e anche prendere una responsabilità forse di arroganza, e dire che no, il nostro lavoro non è dare alla gente quello che loro desiderano, perché quello che tu desideri oggi è oggi, e oggi, nel momento in cui io lo dico, è già successo, è passato. Io lavoro sul futuro, per cui sfortunatamente, a meno che tu non vieni da me e mi dici i prossimi tre numeri che escono all'otto e sabato escono tutti e tre, come mai detto, io non ti posso accettare come un esperto di futuro, per cui non posso seguire quello che tu vuoi, perché quello che tu vuoi oggi e non è domani, e a me tocca pensare al domani, no?
Roma, la città eterna, non ci scordiamo, ci sono sculture e quadri lì da 500, 700, 1000 anni e la gente continua a guardarli, non sono mai passati, e ti assicuro che per fare una cosa del genere non basta il gusto della persona qualunque, ci vuole Michelangelo, Caravaggio, Raffaello, gente coi controcazzi. Assolutamente sì. Sì, volevo chiederti un'altra cosa che riguardava sempre il progetto della fondazione. Questo filmato, i titoli di coda di un film appunto che poi non esisteva mai, perché non era mai stato realizzato, apparentemente vedevo poi riscontri anche da parte degli spettatori, stavano lì in attesa di qualcosa che appunto non avrebbero mai avuto. Molti sorridevano, in molti provocava, a me per primo, un senso di profonda malinconia, perché era una negazione di qualcosa che si poteva manifestare, di un film che si poteva realizzare e non è stato realizzato, di immagini che si potevano vedere e nessuno avrebbe mai visto perché non esistevano. Anche questa negazione in qualche modo fa parte del rischio? Sai, io sono una di quelle persone iperattive e ansiose, per cui non ho, appena il film finisce io scappo, e ho sempre pensato che i titoli di coda sono questa cosa che se tu ti guardi, se pensi di esserci o di trovarci tuo cugino o tua sorella. Fatto sta che questo ti fa pensare ai titoli di coda come un momento finale, no? dove ringrazi tutte le persone che hanno partecipato e crei questo strano legame poetico, no? di cercare il tuo nome lì. Per cui non è i titoli di un coda di un film che non c'è, perché sono i titoli di coda di una storia che esiste, no? Non dimentichiamo che il film, un film è una rappresentazione, e in realtà noi siamo riusciti a creare delle storie, nel senso che c'è gente che c'era su quella terrazza, c'è gente che c'era in quella stanza e c'è gente che c'era prima e dietro perché quella stanza succedesse, per cui la narrativa è reale, e quello è la parte interessante del mio lavoro. Il film che manca, ma è documentazione, ma noi, cioè, a noi sta di fare poesia, no? Non di fare documentazione, per cui credo che quei titoli siano una poesia, no? Per quelli che c'erano e per quelli che non c'erano, a ricordare quelli che c'erano, no? Per cui non è il film che manca, ma è la chiusura di una storia che tanti hanno vissuto. E tanti, perché la sequenza era, alcuni erano anche di fantasia, altri erano reali, era tutto quanto un insieme che creava questo stato di attesa che poi appunto non aveva nessuna risposta. E quindi, anche un po' per concludere, concludi, secondo te allora questa esperienza romana si è conclusa con la fondazione? Spero proprio di no. Forse. No, io direi che no, è di nuovo Roma, no? Morto un papa ne fai un altro, no? Tu chiudi una storia perché ne stai cominciando una nuova, no? Per cui credo che fino a che il Signore mi dà la forza, io sto qua e quello che faccio nella vita è quello, per cui spero presto alla prossima occasione, no? Io lo spero, anche perché questo vorrebbe dire che torni a Roma, che torni in Italia, che
vorrebbe anche dire che tutta la situazione forse che stiamo anche vivendo si diventa anche un po' più vivibile, insomma. Tu adesso rimani a Los Angeles in questo periodo, immagino. Non esco di casa da 8 mesi. Faccio la spesa ogni 2 settimane. Io la prendo sul serio. La prendo molto sul serio tutti quanti lì. Rispetto la verità, io non è che ho niente da fare nella vita. Io lavoro a casa, tutto quello che mi serve qua, e credo sia un segno di rispetto per quelli che lavorano e sono obbligati a stare in mezzo alla via, almeno quelli inutili come me se ne stanno a casa e gli lasciano un po' il campo libero. Allora, io, se sei d'accordo, Piero, intanto ti ringrazio molto per questa, insomma, in realtà era veramente un omaggio alla tua presenza, un piccolo risarcimento a una mostra negata, no, non posso dire negata, che però è stata chiusa prima del tempo. Ringraziamo anche la Fondazione Nicola Del Roscio, che grazie alla quale naturalmente tutto questo è stato reso possibile. Abbiamo accanto a noi una foto così svolazzante del catalogo, che adesso era pronto da qualche mese, ma insomma ci faceva piacere festeggiarlo con te. Quindi da questo momento in poi il catalogo esiste, è disponibile, documenta il tuo progetto e comprende anche le foto del progetto di Radu Reyan. Ringrazio davvero tanto per questa chiacchierata così, insomma, i termini affettuosi anche nei quali si è svolta, così come affettuosi sono stati i termini in cui si è svolto l'intero progetto. Grazie e al prossimo progetto romano, o comunque spero che anche condiviso. Grazie e saluto tutti quanti coloro i quali hanno avuto la pazienza di ascoltarci. E buon Natale in anticipo. Ciao. A presto. Ciao, grazie.